Bella ragazzi, sono il Drago Rosso e bentornati in questo nuovissimo episodio di Skyrim. Nuovo episodio di Skyrim. Allora, nuovo episodio di Skyrim, finalmente dopo un po' di tempo. Allora, vorrei vedere, abbiamo parecchie cose. Ebano. Sì, dopo l'ultima spedizione che abbiamo fatto. Guarda qui quante gemme! Abbiamo sta roba qui. Ok. E basta. Altre cose, libri, cose così. Allora, un piccolo update, non so, generale. Ho scaricato l'ultima patch che è uscita qualche giorno fa, il nuovo driver per la scheda video, e quindi dalla descrizione dicevano che hanno tipo potenziato l'Nvidia Physics in una maniera assurda, quindi tipo il fumo e cose varie, e direi che cazzo il fumo sembra abbastanza vero con il nuovo driver che hanno fatto. Insomma, ora i giochi sono molti più realistici, e in più hanno un attimino menettato, insomma, anche l'impatto grafico. Adesso non so se si nota dalle video. Però vabbè. Se infatti vedete qua che si muove, questo grazie al nuovo motore fisico della Nvidia Physics. Ora, tralasciando Nvidia e tutte queste cose qui, allora ragazzi, che ne dite se andiamo qui, perché dobbiamo finire di uccidere varie persone. Varie persone, perché ormai qua ci siamo potenziati veramente a bestia, e c'è il cavallo che ci segue ogni volta. Ma vabbè, si puoi fare anche senza prenderti questa qui che fa un attimino più di danno, grazie. Oppure no, guarda, ti lascio questa. Sì, poi tanto per la cronaca, so che c'è per un impatto grafico ancora più dell'aria pungente è più insomma più ma soltanto quando la provo. Senti, stai zitto che non cioè stai zitto oltre. Allora come voi cioè sapete chi ha letto la mia insomma chi ha letto la scheda tecnica del mio computer, che sta sulle informazioni del mio canale. C'è scritto che ho una GT6 130, però come molti sanno, se uno vuole un PC da gaming, soprattutto che vuole solo un PC per giocare e basta, è consigliato una GTX. Purtroppo io ho una GT, e le GT purtroppo non sono molto consigliate nei giochi. Sono consigliate diciamo la famiglia GTX. Quindi appena sarà il momento, ragazzi, la scheda video sarà la prima cosa che cambierò. Ecco, adesso non so se anche se negli scorsi video c'erano, ma vedete queste cose qui che spuntano. Questo tutto grazie al nuovo Nvidia Physics. Ma che roba. Allora dobbiamo andare a uccidere un paio di persone qua, così il nostro, quindi questo castello, fortezza, non so come chiamarlo, sarà completamente nostro. Sì.
Vaffanculo. Là. Aia. Cazzo. E là. Da dietro, ma io... Non da dietro, però. Ma che roba. E là. Ok, visto che non ho gemme abbastanza pesante, allora facciamo con questa che fa leggermente più grande. E vaffanculo. Là. Ma che roba. Sì, però io dovrei un attimo... Chi è? Che roba è sta roba? Spadino sirodillico. Sirodillico, sto robo rosso schiacciato. È un pesce schiacciato, guarda. Cos'è? Sul serio. Allora. Bandito saccheggiatore. Ma che soldi che hai? Grazie mille. Qualcos'altro? No. Muori. Aia. Gran... hai tagliato la testa, io ti stimo. Mucchio di sali. Ma che roba? Ah no, non l'ha tagliata, peccato. Ok. La versione... Se questo libro prende fuoco... No, ma tanto per curiosità, se tipo con il nuovo driver può... Si può? Ok, no. Infatti se ne sembrava troppo bello per essere vero. Vabbè, andiamo avanti. C'è qualcuno qua? No, chiedo, perché... Ok, qua si va sul tetto. Baule, cos'è qua? Ullale. Respirare sott'acqua. Bastone della furia. Respirare sott'acqua. No. È inutile, in quanto, visto che io sono già un argoniano, respiro già sott'acqua, quindi... Questo tomo lo vendiamo. Sto robo cos'è? Armatura leggera. Vaffanculo. Armatura leggera. Perché c'è un cadavere qua? LOL scraventato via. Cosa c'è qua? Speranza. Canzone. Una donna. Una mela rossa. Che poi non è rossa. Vabbè, qua è rossa, ma qui è tipo verde. Breve storia dell'impero. La più nera oscurità qui è. Nella provincia di Morrowind. Adoratori e stregoni invocano i daedra minori e i daedra vincolati come serve e strumenti. Ok. Boh, nel cassettone c'è qualcosa? No, niente di che. Vabbè, allora... Boh. Saliamo qui e vediamo. Guarda, Alduin, io ti darei un sacco di quelle botte sulla tua zucca. Che guarda. Mi faresti solo contento e basta. Oh, che c'è là? Vai, vieni, vieni. Vieni. Sto registrando, dai. Che cacchio c'è là? Perché c'è... Una roba che fluttua lì. Vabbè. Che cacchio. Vai, prendi. Ma prendi. Dove sei? Ole. Dai, vieni. Dai. Fammi vedere quanto sei aggressivo. Attenzione, mi faccio male qua. Eh no, invece no. Dove vai? Vieni. Vieni. C'è spazio qua. Dove va? Ma esci... Che cacchio. Vieni. Ma perché se ne... Ma perché se ne... Se ne va via... Senti. Ma perché devo... Perché devo essere sempre io che... Vada... Lui, anziché poi in realtà
Perché poi in realtà qua è tutto diverso, perché non sono io che vado verso il drago, sono i draghi che vengono verso di me. È diversa la cosa. Dai, cosa c'è? Parla, habla, dimmi. Dimmi. Senti, dimmi, cosa c'è? Colta. Cos'è, lo devo seguire? Facciamo gli inseguitori di draghi, cioè, non so. Perché continui ad andare avanti e indietro? Ma sei scemo? Allora, se ora adesso tu ti fermi, scendi qui e dimmi cosa vuoi. Smettila di girarmi intorno. Oh, ma guarda se capisce qualcosa. Senti, smettila. No, guarda, va bene tutto, ma se poi ti... Guarda. Ma sì, ho capito. Ho capito, cosa c'è? Ti seguo. Vai. Ti sto seguendo. Vai. Ma smettila di girare. Cosa c'è qua? Una grotta messa così. E poi è notte tra l'altro, senti, perché non ne vai nella tua tana a dormire? Guarda che è notte, se non te ne fossi accorto. Anch'io te lo dico. Un altro. Aspetta, ma quanti draghi ci sono qua? Un momento. Sì, te che... Sì, te che connettimi sbattere le ali. Dove mi sta portando tipo sto tizio? Senti. Senti, mi spieghi un attimo, perché io non ci sto capendo niente. Vaffanculo. Sì, muori. Mi serve la tua pelle. Dove è andato? Ah, è sempre là. Pelle, grande. Dai, dimmi cosa vuoi. Senti, se vuoi combattere, scendi. Altrimenti, ciao, è stato bello. No, non lo vuoi capire. Non lo vuoi capire. Sul serio. Vabbè, vediamo cos'è qua intanto. Che è qua? Tumulo di... Ah, tumulo degli scheletri. Ciao, de. È stravecchio questo posto ancora. Dove è andato quello là? Sparito? Ah no, eccolo là. Ma sì, ma lei che vola, poi c'è... Cos'è che ho letto? Cardo. Per un momento ho letto cordo. Raccogli cordo. Ok, quello lì è sparito. Senti, io mi sono fatto tutta questa strada per cosa poi? E che poi questa cosa poi non è l'abbiamo ancora finita. Allora ritorniamo qui. Cioè, allora, che cosa mi viene un drago a girarmi intorno e a urlarmi continuamente? Uno pensa, va, questo qui vuole combattere. Va bene, sono uscito. Ma niente, continuava a girarmi attorno. Forse, boh, forse dovevo seguirlo da un'altra parte. Per un po' l'ho seguito. Ma poi cosa ha fatto? Ha ricominciato a girarmi attorno. Non so, mi svolazzava a un metro, metro e mezzo di distanza. E poi basta, se n'è andato così. Ma ti levi. E là, aspetta un attimo. Là! E che cos'è? Grazie mille. Allora,
Visto che c'è altra gente qua, vediamo se la riusciamo a uccidere tutta sta gente. Possiamo? Ah, giustamente. Però questa qui c'ha, sì, c'ha solo la coda, non pelle. Ma poi qua... Ole! Ah, vaffanculo. Ma qui ci siamo già stati o sbaglio? Sì, invece. Però qui li abbiamo uccisi tutti. Infatti qua la mega strage. Ok, lo spadone che fluttua. Ma dove devo andare poi qua poi? Ma è tutto... Oh, cosa ho visto qua? Oh, prendi, cura minore. Senti, qua sto facendo un giro tondo qui però. Allora, facciamo una cosa. Chiudiamo le porte così sappiamo se siamo stati in questa stanza. Allora, riscendiamo ancora. Andiamo per di qua. Qua non c'è niente. Ma questo però è a ciclo continuo, mi sa qua. Allora vabbè, scende, andiamo per di qua. No, ma di qua... Ah no, aspetta. Ah sì, perché questa è una stanza a parte, forse. Allora dobbiamo ritornare su e andare in un'altra porta, in un'altra via. Non lo so. Allora, proviamo ad andare per di qua. No, qui abbiamo ucciso tutti. Allora vabbè, allora usciamo e vediamo chi dobbiamo uccidere ancora. Ma che roba qua. Allora, facca che luce. Qua c'è un'altra porta. Proviamo ad andare di qua. Prigione. Ma siamo già stati nella prigione? Non mi sembra, nella prigione. E infatti no. Vabbè, andiamo a prendere tutto dopo. Tanto andiamo ad uccidere. Ma vaffanculo. Aia. Ma che roba. Allora. Tu. Ascia. Tu. Quella lì. C'è qua? Niente. Mi era parso di aver sentito qualcosa. Momento. Allora, qui ci vuole una piccola pozione. Quindi, no, pozione di cura anche no, grazie. Non ripristina. Infligge 15 di danno. Per 30 punti, ma facciamo congelante. Grazie. Aia. Porco. Ora un momento, allora aspetto che fa così. Ok. Là. Sì. Pensavo fosse più resistente. E qui abbiamo un troll. Aspetta, ti spingo un attimo. Cioè, ti tiro un attimo. Sei rimasto incastrato. Evidentemente sì, è rimasto incastrato. In realtà no, vabbè. Ah, qui. Cos'è sta roba? Armadietto a muro. Ferro da stiro. Che è sta roba? Pensavo fosse una chiave. Le robe messe così. Rumore di ossa che in teoria dovrebbero inquietare un attimino, ma in realtà non è vero. Vabbè, è l'unica strada questa. Vai. Saliamo sempre dalle torri. È qua che si esce alla fine. E il drago quello là non c'è, ma fortunatamente, perché poi se andiamo... Eh no, però. Eccolo là. È sparito. Ah no, eccolo là. Non so perché ogni tanto sparisce. Beh, allora a questo punto penso che sia un bug del gioco, non penso della scheda grafica, perché altrimenti mi dovrei un attimo preoccupare della cosa. Cos'è qua? Una finestra, posso rompere? No. La finestra indistruttibile. Là c'è il drago.
Là che vola tutto fiero. E ok. Il cavallo non so dov'è andato, sarà andato via. Eh no, eccolo qua. Vabbè, facciamo quanti siamo? 20 minuti. 20 minuti, boh, vediamo se accade qualcosa intanto che andiamo verso Whiterun. Comunque, bah. Ah, comunque, un consiglio, ragazzi. Aggiornate sempre i driver della scheda video. Aggiornateli sempre. Appena vi viene fuori una nuova notifica con scritto che c'è un nuovo driver disponibile. Ma perché sta dando un attimino a scatti? Cos'è sta roba? Ehi là. Aggiornate sempre la vostra scheda grafica, ragazzi. E non è lo dico io, ma lo dicono tutti. Sbaglio o se ne ho sentito dei lupi? Ok, no, è la musica. Ok, qua abbiamo ammazzato tutti, vabbè. Poi non so se possiamo acquistare più cavalli. Tipo, non è dello stesso colore, ma di una razza diversa. Non lo so. Possiamo andare a vedere poi. Vabbè. Siamo a 21 minuti, quasi 22. E direi che tra poco anche di chiudere. Ma qua che roba. Allora, parcheggiamo qui un attimo. Grazie. Allora, entriamo. Che roba. Kodlak Biancomanto, le robe lì. Allora, vediamo se riusciamo un attimo. Non sì, il corundum sì, perché che ne abbiamo due. Anzi, quattro ne abbiamo. Va bene, fai il corundum. No. Ce ne vogliono due. Cos'è? Ma io l'ho. No, no, non ancora? Vabbè, allora nel prossimo episodio, allora. Non ho cose di ferro, vero? Le ho usate tutte, sì. Niente. Niente. Andiamo a incantare a sto punto, visto che abbiamo parecchi anelli e sia cosi. Le gemme. Andiamo innanzitutto a ricaricare la nostra spada, che ha le fiamme. Poi si vedrà. Poi andiamo a potenziarci anche qualcos'altro, poi. Tipo la rigenerazione, salute e un po' di queste cose, insomma. Là. Vediamo Dragon's Reach con questo nuovo driver com'è. Più o meno uguale. Ah no, ci sono queste cose lì, gli spruzzi di fuoco lì, come si chiamano. Qua? C cambiato qualcosa? No, non è cambiato niente, però vabbè. Allora, disincanta, cosa dobbiamo disincantare? Ma neanche per sogno. Perché a parte che non si può, però vabbè. Allora, abbiamo un casino di anelli. Vediamo un po', forgiatura o questo? Ale. Ehi, ma che roba. Qual è che costa di più? 6. Questo qui costa di più. Allora, va bene. Comune. Là. Grazie. Ah, andiamo, sì, anche a. Senti. Incantamento. Non posso ricaricare, ma che cacchio? Apprendi? Sì, ma io
io vorrei ricaricare. È possibile? So, devo fare fuoco. Facendo così. Danno da fuoco. Solo il picco. Ma no, io. Allora, aspetta, c'è un modo per ricaricare un attimo. Allora. Arma. Ah, carica, T. E cosa uso? Ah, gemma comune. Ma che roba! Ma io non lo sapevo. Ah, suprema. Suprema, nera, minuita. Facciamo comune. Ah, perché... Ah. Beh, vabbè, facciamo comune. Enter. Uellale, benissimo. Ma che roba. Ah, bene, abbiamo finalmente ricaricato. Incantiamo l'ultima cosa. Cosa incantiamo? Ancora sta roba. Forgiatura. Anzi no, facciamo... no, non può invece. Vabbè, allora facciamo questo a sto punto. Minore. Là. Ok, andiamo. E... ok, direi che per questo episodio di Yu-Gi-Oh! Sì, Yu-Gi-Oh! Buonanotte, di Skyrim, di Elder Scrolls 5, le pergamene antiche, le antiche pergamene 5, Skyrim, può essere tutto. Quindi vi ricordo che se non siete ancora iscritti di iscrivervi se volete rimanere aggiornati sui prossimi episodi di questo gioco e di altri. Mettere like se vi è piaciuto l'episodio e se volete dire alla vostra ragazza anche un commento qui sotto. E noi ci risentiamo presto ragazzi a un prossimo video. Lei ci sta seguendo? Sì. E niente. Bella.